Prova abbinata alla seconda tris, avvia soggetti di 4 anni, è una condizionata a resa di metri. Dopo il ritiro di Cresmel numero 6 partiranno in 8 allo start, mentre sono 3 i penalizzati, 11 in tutto. Mentre i cavalli si apprestano ad entrare nel pistino interno, vi leggiamo il campo partenti, con il numero 1 Celi Egral, il 2 Clitum No SL, il 3 Countdown Rec, il 4 Crash Bandicoot, e a completare la prima fila il numero 5 Cervanton Jet. Seconda fila per Chantal Griff, Capitano Mail e Caronte Griff. Penalizzati di 20 metri, il 10 Castaldo Cass, l'11 Cornaro Gas ed il 12 Cebreno degli Dei. I concorrenti si apprestano ad uscire dal pistino interno, 1, 2 e 3. Partenza convalidata, la rottura di Crash Bandicoot e Cervanton Jet nettamente il più veloce. Nei confronti di Clitum No LL che precede Countdown Rec. Cervanton Jet leader, la rottura di Countdown Rec, sbaglia anche Giorginio con Caronte Griff, e dopo 200 metri in 15 Cervanton Jet a dettare i ritmi, seguito da vicino da Clitum No SL, poi ad una ventina o anche trentina di metri troviamo Chantal Griff che precede Capitano Mail, quinta posizione per Celi Egral, poi Cebreno degli Dea alla corda e Cornaro Gas al largo. 44 e 4 i 600 iniziali con partenza da fermo di Cervanton Jet, un figlio di Owen CR e Piranha Jet. Ha recuperato il gap e rientra in gruppo Crash Bandicoot. 1 minuto gli 800, nonostante il ritmo considerevole, si avvicinano sia Cornaro Gas che Cebreno degli Dei. Primo giro in 1.15 e 1 sul mio, potrei anche aver sbagliato, ma questo è quanto. Ultimi 200 metri in 17 scarsi, ha rifiatato il leader Cebreno degli Dei, è andato in aggiramento e va a caccia di Cervanton Jet, lo raggiunge quando mancano circa 650 metri alla conclusione. Un'ultima frazione in 14.3, Cervanton avvicinato da Cebreno, poi Clitum No lungo lo steccato e Cornaro Gas in seconda pariglia, così all'altezza del miglio. Percorso in 2-1 con un ancora un 14.7, Cervanton e Cebreno apparigliati, la mossa in terza ruota di Cornaro Gas, poi si avvicina anche Capitano Mail che ha trovato tardi da correre, passa Cornaro Gas anche agevolmente, non muove le mani Ciro De Cristoforo, ma si avvicina Capitano Mail. Cornaro in vantaggio, Capitano si avvicina, Cornaro Gas fin sul traguardo su Capitano Mail, mentre per il terzo lungo i paletti filtra Clitum No SL, media di 1.15.7, 2.31.5 ci troviamo, 2.31.5, 15.7 che dovrebbe essere aggiornato, forse è già questa la media definitiva per il Sauro da Oro Puro Barre e Pandora Gas, che ritorna in auge con la guida di Ciro De Cristoforo, il training di papà Franco De Cristoforo, i colori della signora Antonietta Panico.